droga all'Isola dei Famosi. Ecco tutta la verità, Eva Enger smascherata? L'Isola dei Famosi 2018, tutta la verità sullo scandalo droga, ecco cosa succede. Si infiamma la polemica sullo scandalo droga, video, ol cancelletto Isola dei Famosi 2018 che in queste ore ha visti coinvolti alcuni dei concorrenti di questa 13ª edizione del reality show. Colei che ha mosso le accuse maggiormente pesanti è stata Eva Enger, la quale ha rivelato di aver visto cancelletto Francesco Monte acquistare droga in Honduras e poi di fumare marijuana assieme ad altri dei protagonisti di questa stagione condotta da Alessia Marcuzzi. Qual è la verità sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018? Eva Enger ha ribadito le sue affermazioni in diverse interviste rilasciate nel corso di questi giorni, tra cui quella a Verissimo e Domenica Live, affermando che tutti gli altri concorrenti che di volta in volta sarebbero stati eliminati dall'Isola dei Famosi avrebbero potuto confermare la sua versione dei fatti. Peccato, però, che questo non è accaduto visto che l'ultima eliminata dal reality show non ha affatto confermato la versione dei fatti raccontata dalla Enger. Stiamo parlando di Nadia Rimaldi, che in questi giorni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Striscia la Notizia dove ha avuto modo di tornare a parlare del chiacchieratissimo scandalo droga di queste settimane. Ebbene la Rinaldi ha smentito le parole di Eva, affermando che lei in quei giorni prima dell'inizio ufficiale del cancelletto Isola dei Famosi non ha mai visto Francesco Monte comprare droga e soprattutto fumarla così come è stato raccontato. Nadia Rinaldi smentisce Eva Enger, ecco perché. Nadia Rinaldi ha precisato che Francesco era l'unico concorrente di questa edizione dell'Isola a fumarsi le sigarette rollate ossia fatte con le cartine, ma si dice sicura del fatto che all'interno ci fosse tabacco e non marijuana così come è stato raccontato dalla Enger. In cima l'ultima eliminata dal cast dell'Isola dei Famosi, video, ha rigettato al mittente le accuse di Eva nei confronti di Francesco Monte, affermando che lei non ha mai assistito a scene in cui Monte acquistava la droga sul posto. Eppure la Enger non si arrende e sempre a Striscia la Notizia ha affermato che forse i vari concorrenti eliminati in queste settimane dall'Isola dei Famosi soffrono di amnesia e non ricordano più niente di quello che sarebbe successo in Honduras. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Eva e Nadia possano essere protagoniste di un faccia a faccia nel corso della prossima puntata di Domenica Live in onda il 18 febbraio su Canale 5 dalle 14:00.